Trent'anni fa, la manifestazione nazionale La solidarietà non è un lusso del 29 ottobre 1994 segnò la nascita del terzo settore italiano e aprì la strada alla Costituzione, 3 anni più tardi del Forum Nazionale del Terzo Settore. Promossa da oltre 200 realtà sociali, fu la prima mobilitazione che unì, sulla base di comuni valori e obiettivi, quelle che il manifesto di convocazione chiamava le forze della solidarietà e della partecipazione. Nei 30 anni trascorsi, quelle forze sono cresciute e in occasione dell'assemblea dei soci del forum Terzo Settore viene organizzato un convegno pubblico per celebrare e ricordare quei momenti, ma anche per riflettere sullo stato attuale del terzo settore e immaginare il futuro. Il convegno sarà aperto con i saluti della vice ministro al lavoro e politiche sociali Maria Teresa Bellucci, dalla portavoce del forum del terzo settore Vanessa Pallucchi e dal presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato. Successivamente verrà affrontata una riflessione sul manifesto del terzo settore, 30 anni dopo le nuove sfide, con un primo panel che affronterà i temi della complessità dei bisogni e povertà delle risposte, le nuove frontiere, solidarietà, e un secondo panel di approfondimento della riforma del terzo settore, politiche pubbliche e sussidiarietà. Per la rappresentazione dei panel interverranno il presidente ARCI Walter Massa, il presidente USP Tiziano Pesce, il presidente ANFAS Roberto Speziale, la portavoce Silvia Stilli, la presidente Lega Coop Sociali Eleonora Vanni, la presidente Cittadinanza Attiva Annarita Cosso, il presidente di Conf Cooperative Feder Solidarietà Stefano Granata, il presidente ACLI Emiliano Manfredonia, il presidente Hauser Domenico Pantaleo e il presidente CDO Opere Sociali Stefano Gheno.